Benvenuti in Consiglio, il TG Web a cura del servizio stampa del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Direttore Giampaolo Arduini. Le principali notizie della settimana a cura dell'ACRA, agenzia di stampa del Consiglio regionale. Sarà inaugurato all'Aquila martedì 14 novembre il rettorato del Gran Sasso Science Institute nella rinnovata sede dell'ufficio ristrutturato dal Consiglio regionale in via Iacobucci. Sostegno alle piccole imprese dei territori colpiti dal sisma. Il presidente del Consiglio regionale, Giuseppe Di Pangrazio, sottolinea il successo dell'iniziativa, 150 le domande pervenute, e annuncia la volontà di reperire ulteriori risorse. Il consigliere Mauro Febbo chiede alla Regione la riapertura del Sansificio di Treglio per evitare di danneggiare la stagione della raccolta delle olive. Fanghi del porto di Ortona. Monticelli scrive a Mazzocca sottolineando l'aumento delle preoccupazioni, mentre il sottosegretario replica: ho già affrontato il problema con gli uffici regionali. Salvaguardia dei tribunali minori. Di Pangrazio auspica che l'azione della Regione sia tempestiva. Sul rapporto Svimez, Sara Marcozzi dichiara che questi sono gli effetti negativi della totale mancanza di visione strategica per l'Abruzzo. Migliorare la sicurezza sulla strada statale 17 nell'Aquilano. Pietrucci riconosce la validità del preliminare elenco degli interventi urgenti. Bonifica dei siti inquinati di Bussi. Per il consigliere Bracco la situazione è ancora nebulosa.